Non uccidere verte sul quinto comandamento la catechesi di Papa Francesco di questa mattina. Nessuno può disprezzare la vita altrui o la propria, ha detto Bergoglio. L'uomo infatti porta in sé l'immagine di Dio ed è oggetto del suo amore infinito, qualunque sia la condizione in cui è stato chiamato all'esistenza. E allora andiamo ad ascoltare le parole di Papa Francesco in questo stralcio tratto dall'udienza di questa mattina. Oggi vorrei proseguire la catechesi sulla quinta parola del Decalogo, non uccidere. Abbiamo già sottolineato come questo comandamento riveli che agli occhi di Dio la vita umana è preziosa, sacra, inviolabile. Nessuno può disprezzare la vita altrui o la propria. L'uomo, infatti, porta in sé l'immagine di Dio ed è oggetto del suo amore infinito, qualunque sia la condizione in cui è stato chiamato all'esistenza. Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato poco fa, Gesù ci rivela di questo comandamento un senso ancora più profondo. Egli afferma che davanti al tribunale di Dio anche l'ira contro un fratello è una forma di omicidio. Per questo l'Apostolo Giovanni scriverà: chiunque odia il proprio fratello è omicida. Ma Gesù non si ferma a questo e nella stessa logica aggiunge che anche l'insulto e il disprezzo possono uccidere. E noi siamo abituati a insultare, è vero. Ci viene un insulto come se fosse un respiro. E Gesù ci dice fermati, perché l'insulto fa male, uccide. Il disprezzo, ma io questa gente, questo lo disprezzo. E questo è una forma di uccidere la dignità della persona. È bello sarebbe che questo insegnamento di Gesù entrasse nella mente, nel cuore. E ognuno di noi dire, ma non insulterò mai nessuno. Sarebbe un bel proposito. Perché Gesù ci dice, guarda, se tu disprezzi, se tu insulti, se tu odi, questo è omicidio.